Regione Toscana, il Consiglio regionale. Dibattito in Consiglio regionale sul tema del superbonus e degli incentivi fiscali e credito d'imposta. Ampio il dibattito in aula in cui sono state due le mozioni discusse e approvate dai consiglieri. Nella prima, presentata dal Movimento 5 Stelle, si chiede alla Giunta regionale di attivarsi con il governo per rimodulare la scelta dello stop della cessione dei crediti d'imposta relativa agli incentivi fiscali del superbonus 110%. Il documento chiede di eliminare dal provvedimento del governo famiglie, condomini e piccole imprese con pratiche già in corso che non possono scalare il credito fiscale dalle loro dichiarazioni dei redditi per incapienza. Speriamo che sia un blocco di questa decisione presa dal governo il 16 di febbraio, che in un modo completamente inatteso ha cancellato questo vantaggio fiscale di cui stavano usufruendo imprese e famiglie. Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia, in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato di fronte anche alle incertezze del futuro. È stato un modo per sbloccare l'economia, i vantaggi e i numeri lo dicono chiaramente, ci sono stati, a differenza di condoni che invece si vede approvare senza nessuna ragione dal governo attuale. Quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo. E poi mi domando anche come il ministro Giorgetti e tutto il centrodestra si accorgano adesso della insostenibilità di questa misura, quando erano anche loro nel governo Draghi che ha continuato ad alimentare questo provvedimento del super bonus. Quindi noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle al governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate, ma anche di prevedere, come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato, quindi dell'edilizia, di permettere alle imprese, alle piccole imprese, ai condomini, alle famiglie non far parte di questo provvedimento quando non ha le loro dichiarazioni dei redditi non hanno la capienza necessaria. La seconda mozione riguarda il Partito Democratico ed è stata illustrata in aula dal consigliere Francesco Gazzetti. Si chiede alla Giunta di attivarsi con il governo e in conferenza Stato-Regioni per fare in modo che venga rivista quanto prima la decisione di bloccare in modo permanente e generalizzato la cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%, evitando di danneggiare il settore dell'edilizia e l'indotto. Noi ci siamo messi in ascolto dei territori, delle imprese, ma come voi sapete molto bene, anche di tantissime famiglie che dopo i provvedimenti assunti dal governo sono rimaste assolutamente sconcertate, e c'è una crescente paura e un timore che questi provvedimenti possano davvero provocare guai ancora più grossi e rilevanti. Da qui la decisione di presentare una mozione con la quale noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il governo, sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti, e poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle regioni o degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre regioni e da altri enti locali, e che il provvedimento del governo, con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti, perché si parla molto di autonomia, ma questo provvedimento invece ha bloccato, azzerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti, e questa mozione serve per anche
portare questo tema all'interno del Consiglio regionale e c'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione. In aula duro l'attacco del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi, che indica come con il sistema del superbonus ad oggi ci sono 77 miliardi di euro che non hanno copertura fiscale e sono già state accertate truffe per 9 miliardi. Per Fratelli d'Italia, per sostenere il settore dell'edilizia, una possibilità è quella di attivare un meccanismo virtuoso delle detrazioni fiscali, spalmate su più anni, con compartecipazione minima alla spesa di chi possiede la casa. Ma perché si continua a far finta di non capire che l'operazione del superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali, di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato, perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni, come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano. Non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile, gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano, con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del paese e naturalmente l'appetibilità dei nostri titoli pubblici. Inoltre il governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali. Il primo, togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema, cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il governo ha tolto. L'altro, con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni, perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi. Di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità, nell'immediato l'ha dovuto fare questo governo, ma già il governo Draghi e anche lo stesso governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato. È una situazione potenzialmente esplosiva, naturalmente coloro che avevano fatto i 110 fino ad oggi e che hanno i titoli edilizi rilasciati fino al 16 di febbraio avranno la possibilità di usufruire del superbonus. In Consiglio regionale uno dei temi affrontati è stata quella del servizio di trasporto dei malati oncologici. Una richiesta fatta con forza dal centrodestra, che ascoltiamo, e la risposta del Presidente della Commissione Sanità sugli sviluppi, con il monitoraggio delle ultime azioni intraprese sul delicato quanto importante tema. Come ho detto nel mio intervento, ovviamente ora si muore soltanto di infarto, di tumore e di incidente, ma mentre l'infarto purtroppo è un qualche cosa di immediato, il tumore è una morte annunciata, per cui si crea tutto un problema anche sulle famiglie e conseguentemente una problematica che va dalle problematiche di tipo morale alle problematiche di tipo economico e conseguentemente credo che la politica debba fare un passo in avanti per soddisfare certe esigenze affinché non si aumentino le problematiche che le famiglie in maniera investite così da questa tsunami debbono vivere. È emersa una sostanziale condivisione della nostra posizione, cioè il meccanismo di rivisitazione della certificazione medica, passando dallo scritto alla certificazione diciamo immateriale, ha generato però lo stop a cavallo di ottobre dei trasporti gratuiti per i malati oncologici che la Toscana aveva comunque sempre garantito nonostante questi trasporti non rientrino nei livelli essenziali di assistenza. Poi successivamente seguendo alle prime proteste nostre e delle associazioni, la Giunta è intervenuta a dicembre con un'ulteriore delibera nella quale ha individuato alcuni criteri che però sono assolutamente restrittivi: avere una persona portatrice di handicap in famiglia, un ultra 75enne, non avere persone che ti possono portare la macchina propria, non avere un mezzo proprio, per interventi addirittura da fare entro un raggio di 50 km. Evidentemente sono criteri eccessivamente restrittivi, per questo la maggioranza ci ha chiesto di fare un'analisi, visto e considerato che la delibera parla di 6 mesi di sperimentazione. Noi abbiamo raccolto le tante proteste dei
dei malati oncologici, delle famiglie, le tante proteste delle associazioni, e quindi ci siamo dichiarati comunque disponibili ad andare in commissione da qui a una ventina di giorni per analizzare insieme alle associazioni e all'assessorato come sta andando effettivamente le cose e a trovare le risorse anche attraverso un maggior coinvolgimento delle società della salute per risolvere il tema. È evidente che è stato corretto provare a riorganizzare e a dare una versione più corretta a tutto il sistema del trasporto sanitario, distinguendolo da quello sociale. Ci sono degli effetti poi che sono negativi, noi l'abbiamo, e la Giunta stessa l'ha riconosciuti, tant'è che il 27 dicembre ha assunto una deliberazione che permette comunque anche al di là del trasporto sanitario di coprire una parte di trasporto sociale. Dobbiamo capire se questa delibera sta portando gli effetti sperati, e cioè coprire tutti coloro, riconoscere tutti coloro che hanno bisogno, in particolar modo il problema c'è per gli oncologici, ma non solo, il diritto ad essere trasportati. E poi questo sia sociale o sanitario, un cittadino non gli importa, se ha bisogno, perché è solo, perché è in condizioni cliniche critiche, è giusto che il sistema istituzionale gli riconosca il trasporto. Quindi, partendo anche da una mozione dell'opposizione, in Consiglio oggi è stato proposto, io ho ben accettato, l'idea di fare un'audizione in commissione delle associazioni che fanno il trasporto, delle società della salute, rappresentanti delle società della salute, dell'assessorato. Conferenza stampa a Firenze del Consiglio regionale per sostenere il calendario di Miss Italia Toscana rivolto a raccogliere fondi per l'associazione Cure to Children. La fondazione Cure to Children, Ollus, in 16 anni di attività ha raggiunto grandi risultati sia sotto il profilo medico, in termini di bambini curati e salvati da morte certa, sia sotto il profilo scientifico, con numerose pubblicazioni sulle più prestigiose riviste di settore. Oggi l'associazione conta nel suo database circa 14.000 bambini presi in carico. Un appuntamento annuale che si svolge qui presso il Consiglio regionale, anche perché la Commissione Sanità del Consiglio regionale da anni segue la nostra attività nel mondo. Come tutti sapete, sono ormai oltre 16 anni che curiamo bambini in paesi poveri, in paesi emergenti, e dove i nostri progetti hanno dato davvero risultati molto lusinghieri. Il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso, perché lo scorso anno, a giugno, siamo stati in Camerun, dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale. Ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente, 100 bambini oncologici. Immaginate voi che impegno è per noi, ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi, per la Cure to Children, per i nostri sostenitori, l'apice del nostro successo, perché portare l'oncologia pediatrica in Camerun, dove non è garantita neanche una corretta diagnosi, potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi, genitori della fondazione, ma anche lo staff medico. Siamo davvero felici di poter ospitare anche quest'anno la presentazione del calendario di Cure to Children. È un modo per fare anche noi la nostra parte, per sostenere iniziative di sensibilizzazione, iniziative di volontariato, iniziative tese a sostenere chi soffre. Penso che ogni qualvolta una associazione venga da noi e ci porti iniziative come queste, noi dobbiamo aprire le porte dell'Assemblea legislativa, perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del volontariato, del sostegno a chi soffre, e ogni iniziativa di questo genere merita il plauso. A Cure to Children un plauso doppio per il lavoro importante che porta avanti ormai da tanti anni, un lavoro davvero che rende più bello il mondo in cui viviamo. Questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti, tumori, malattie del sangue, quanto è importante la solidarietà, la presenza, la cura attiva. Dobbiamo soltanto dire grazie, noi che facciamo parte delle istituzioni, donne e uomini, a queste fondazioni che operano in modo così incisivo, così generoso, così, in modo così determinante, lasciatemi dire, perché veramente c'è molto da fare per il prossimo. Continuo a dirlo
quasi tutti i giorni. La cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro. Ecco, cerchiamo di vivere in un mondo così e fondazioni come Cure to Children ci aiutano a farlo. Regione Toscana, il Consiglio regionale.